Veltroni, è finita la fiction che coraggiosamente pensavamo noi all'inizio aveva voluto mettere in scena. Da tutto lui non si è laureato ma si è diplomato appunto in fiction e quindi credeva di poter mettere in scena questo grande gioco di prestigio, questo grande gioco di illusionismo che potesse far credere agli italiani che il comunismo era il passato, che lui e i suoi non erano mai stati comunisti, addirittura che il governo Prodi fosse qualche cosa di diverso e che tutto ciò che il governo Prodi aveva fatto fosse qualcosa che non si sarebbe più ripetuto con il governo futuro. Bene, il fatto che tutti i vecchi protagonisti della nomenclatura comunista siano nelle liste di questo nuovo partito ci fa comprendere come non sia cambiato niente. Questo Partito Democratico, in cui pure avevamo messo qualche speranza, altro non è che l'ennesimo trasformismo del solito Partito Comunista Italiano. Non è che l'ultima mimetizzazione di un partito che era il partito comunista più forte dell'Occidente, quello sottomesso e diretto dall'Unione Sovietica, che a quel partito mandava il 45% di tutti gli aiuti che dall'URSS erano dati ai partiti comunisti nei paesi occidentali. Quel partito ha cercato sempre di mimetizzarsi, da PC ha voluto chiamarsi PDS, poi ha cambiato ancora nome e simbolo, si è chiamato DS e adesso ha cambiato ancora nome e simbolo, si chiama Partito Democratico, ma è costituito dagli stessi personaggi che fanno politica per mestiere, per profittare della politica per sé, per le proprie clientele, per le proprie corporazioni, per le proprie cooperative rosse, con gli stessi metodi di sempre, con addirittura le stesse sedi di sempre in tutti i comuni italiani. È finita quindi questa illusione nostra, è finito il grande gioco di Walter Veltroni, sono finiti gli effetti speciali che come bravo cineasta lui ha cercato di mettere in scena. E succede come probabilmente lui avrà pensato, essendo andato molto tempo della sua vita al cinema. Io non ho la stessa sua conoscenza dei film, però anch'io ricordo che su certi film che mostrano vicende interessanti, alla fine compare una frase che dice: le vicende narrate in questo film non fanno alcun riferimento a fatti realmente accaduti. Mi ha fatto presente un'altra immagine che dipinge bene la situazione. Mi hanno detto, vede, qua sotto il nostro ufficio, sulla destra, c'era un esercizio commerciale, un negozio che aveva fatto fallimento ed era stato chiuso, era stata abbassata la serranda, è stata abbassata 2 mesi, poi è ritornato lo stesso proprietario di prima, ha riaperto la serranda e ha messo fuori un grande cartello: nuova gestione. La nuova gestione del Partito Comunista Italiano si chiama Walter Veltroni, ma è sempre e sempre la stessa minestra. Vi faccio sorridere, è domenica, una giornata di festa, noi siamo sempre ottimisti. Walter Veltroni invece ha detto che tutta la gente del centrodestra è cupa e che loro soltanto sono allegri e si divertono. È così? È il vecchio metodo del Partito Comunista Italiano. La realtà la si deve ribaltare e la verità diventa ciò che fa comodo che sia. Ricordatevi che è sempre quello. Se qualcuno avesse ancora un dubbio, legga un giorno alla settimana, non ho detto compri, fatevela prestare, un giorno alla settimana l'Unità, vedrà che cosa ancora c'è
dentro nella pancia di tutti coloro che sono stati per tutta la vita nell'errore, che hanno definito, come ha fatto Walter Veltroni, il comunismo una utopia positiva che si è male realizzata, mentre la storia ha dimostrato che si è trattato dell'impresa più disumana e più criminale di tutti i tempi. Torniamo a sorridere. Un mio amico mi ha suggerito un altro modo per chiamare Walter Veltroni. Io continuo a ripetere il suo nome perché lui si ostina a non ripetere il mio. E siccome voi sapete che i sociologi dicono che la musica più bella per tutti noi è il proprio nome e cognome, non penso che lo sia per lui, perché se per caso pensavo dovesse andare, che so, in un paese dove ancora esistono le frontiere, li chiamassi e gli domandassero: lei come si chiama? Lui sarebbe costretto a dire Walter Veltroni. Io penso che due verità insieme potrebbero stroncarlo. Allora, un amico mi ha suggerito questa cosa, è partito e dovevo andare a Napoli a parlare e mi ha detto: ma perché non vedi un pochettino di metterla sul ridere, sull'allegro, e non trovi un qualche cosa che faccia allegria, per esempio qualcosa che assomigli a Pasqualino Sette Bellezze, ve lo ricordo. E allora io ho inventato il Walterino Sette Doppiezze. Allora, per divertimento, domenica mattina siamo andati già tutti a messa, quindi possiamo perdere qualche momento in allegria. La prima affermazione, che era doppia, era: vogliamo una nuova legge elettorale. Siamo andati sull'attenti e abbiamo detto: siamo qui, disponibili. Bene, la nuova legge elettorale non si è vista, non hanno trovato l'accordo tra di loro per presentarci un disegno di legge. Poi ci ha detto: venite in Parlamento, tornate di nuovo in Parlamento, perché vogliamo distribuire il tesoretto, frutto della buona gestione del governo Prodi, a chi ha bisogno. Ci è sembrato una cosa positiva. Abbiamo detto: siamo pronti. Solo che Padova Schioppa, tre giorni dopo, è venuto fuori e ha detto: tesoretto. Il tesoretto non c'è mai stato, non c'è e non si prevede che ci possa essere. Poi ha inanellato altre quelle tre cose di cui abbiamo parlato prima, e cioè: andremo da soli, mai con la sinistra estrema, presenteremo una classe dirigente tutta nuova, e fanno cinque doppiezze. Poi è venuto fuori che volevano diminuire i costi della politica. Non gliene è andata bene una, perché tre giorni dopo non potranno mai essere protagonisti di una diminuzione dei costi della politica, perché di proprio ricevono dalla politica e dai soldi degli italiani addirittura due stipendi. Uno lo riceve Veltroni da quando aveva 49 anni come pensionato parlamentare, Di Pietro da quando aveva 45 anni come pensionato della magistratura, a cui hanno aggiunto lo stipendio di sindaco da un lato e dall'altro l'emolumento parlamentare, ed è la sesta doppiezza che gli è andata male. Infine, ma ce ne sono tanti di più, l'ultima è quella di dire il modello Roma e di portare in giro la promozione del modello Roma. Bene, abbiamo avuto in omaggio da alcuni cittadini romani un intero fascicolo con tutte le fotografie, i titoli e gli articoli di tutti i giornali che durante la sindacatura di Walter Veltroni si sono interessati del degrado di Roma. E da lì è venuto fuori tutta una serie di cose per cui chi si fa e si vuole fare artefice del contenimento della spesa pubblica, del cambiamento rispetto alla troppa spesa e alla cattiva spesa del governo Prodi, ha lasciato Roma in una situazione di disastro,
senza asili, senza case per gli anziani, con una